Voglio anzitutto ricambiare il prezioso saluto di Don Giorgio che ha voluto esprimere a nome di voi tutti il senso di amicale accoglienza che mi volete riservare. Estendo ovviamente il mio grazie anche al direttore e a tutto il personale nella sua variata veste, sia quella medica, quella infermieristica e quella gestionale ed amministrativa, ma soprattutto di cuore do il mio saluto ai pazienti, ai piccoli pazienti in questa sede e anche a tutti gli altri ammalati della vostra realtà degli istituti clinici di perfezionamento. Un luogo come questo, un ospedale e soprattutto un ospedale per i bambini, è una preziosa cartina tornasole del grado di civiltà di una società, di una città, perché al di là di tutte le aspirazioni che le scienze e le scienze applicate all'arte medica oggi ci permettono di avere, al di là dell'investimento di speranze in una vita più in salute, più di qualità, come si usa dire, il dato della sofferenza fisica in qualità di anticipo di morte svela in se stessa e per sua natura chi è l'uomo, in un modo del tutto speciale, in un modo del tutto particolare. Io sono certo che tutti gli operatori sanitari qui, ma in modo particolare i familiari di questi bimbi, e nel loro modo innocente, cioè serio e stupito, i bambini stessi, si rendono conto che la domanda di salute che l'uomo si porta dentro è in realtà la strada attraverso la quale egli invoca ciò che tutti i popoli hanno sempre identificato con la parola salvezza, e cioè con la domanda di poter durare oltre la morte, di poter essere quindi assicurati, posti al riparo, messi al sicuro, nonostante appunto l'apparire del limite che la malattia e la sofferenza evidenziano. Quindi una realtà, una comunità come è la vostra, in cui diverse sensibilità, energie, competenze si applicano al grande bene della salute con un'arte speciale, perché la medicina è un'arte, non è una scienza, è un'arte che usa molte scienze, con un'arte terapeutica che tiene conto di tutto l'uomo e che si prende cura dell'uomo, soprattutto dell'uomo nella fase iniziale della sua vita. Come questa, dicevo, una comunità di questo genere è l'indizio attraverso il quale si riesce a cogliere il grado di progresso e di avanzamento di una società. In particolare in questo ospedale, la cui nascita è dovuta all'intuizione gratuita di un grande medico, questo dottor Guaita, e la cui possibilità di sviluppo ha visto in Buzzi un altro uomo che aveva il senso pieno della comunità e della società, questa attenzione globale
all'uomo, questa non riduzione dell'uomo alla propria malattia, questa non coincidenza dell'uomo con il proprio sintomo, ma questa capacità di leggere la domanda di salute all'interno di una prospettiva più ampia, stante la modalità con cui questo luogo è nato e si è sviluppato e si sviluppa grazie all'apporto di voi tutti, direi che è un indizio ulteriormente significativo di quella buona società di cui ho parlato prima, perché c'è un elemento di donazione, un elemento di gratuità dietro questa grande intrapresa, veramente singolare e veramente foriero di buona vita in comune. L'elemento di gratuità non è soltanto la generosità e non è neanche anzitutto il gratis, ma la gratuità in senso proprio si vede quando l'uomo in un'impresa sanitaria come questa, nella preoccupazione della cura del paziente come questo, applica intenzionalmente, cioè consapevolmente, tutte le sue energie intellettuali, emotive e attive a fare al meglio, a fare bene ciò che gli è domandato. Questo è il senso del gratuito. Cito sempre la bella affermazione del poeta francese Péguy, il quale, per spiegare cosa fosse la gratuità, parlava dell'operaio che faceva la sedia e che voleva che anche la parte che non si vedeva della sedia fosse fatta bene e alla perfezione, perché aveva un valore in sé e per sé. Questo è il gratuito in senso pieno. Con questo vale anche e massimamente per il vostro lavoro, che ha a che fare con l'uomo e con l'uomo nella fase più impegnativa e delicata della sua vita. Quindi è per me sempre un'occasione di riflessione e anche di cambiamento, di conversione, avere la possibilità di accostare gli ammalati, gli operatori sanitari, i familiari, queste tre componenti della vita ospedaliera, proprio perché dobbiamo far tesoro di quel versetto duro, duro ma vero del Salmo che recitiamo una volta al mese regolarmente, quando il salmista ci fa dire che l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Sono parole molto dure, ma molto realistiche. È una tentazione che corriamo tutti: nella prosperità non comprende. Però questo non comprendere porta al perire al modo degli animali, senza l'energia della libertà che tende a compiere il bene e a fare del bene la misura reale del rapporto tra gli uomini. Quindi io credo che Milano debba andare orgogliosa di una realtà come la vostra, del vostro lavoro. Tutti noi intuiamo quanto il nostro paese abbia bisogno di una società civile che sia tutte le volte rinnovata e arricchita da istituzioni come le vostre, in tutti gli ambiti dell'umana esistenza, in tutte le forme del lavoro, massimamente in quella comunità originaria e fondamentale che è la famiglia. Per questo sono molto grato a Don Giorgio, al direttore, a tutti voi di aver voluto situare questo piccolo gesto di condivisione da parte dell'Arcivescovo proprio nell'imminenza del 7° incontro mondiale della famiglia, che proprio vuole mettere al centro la persona e la persona in relazione. Come lo fa? Occupandosi di quegli aspetti che quotidianamente ci vedono all'opera, quotidianamente mettono in gioco la nostra esistenza. Non c'è nessun uomo che possa prescindere in ogni giornata dagli affetti, dal lavoro e dal riposo. Questo è il senso e il contenuto del 7° incontro mondiale della famiglia. Ricostruire l'unità della persona, ricostruire l'unità dell'uomo, proprio facendo in modo che questi aspetti della sua esistenza possano essere vissuti in pienezza
equilibrandosi gli uni e gli altri. Ora, grazie di cuore di questo invito e buon cammino, buon lavoro, buona crescita per tutti.